I sondaggi li vedono favoriti e i numeri sorridono ai meloniani. In Puglia Fratelli d'Italia tiene però i piedi ben saldi a terra e i candidati al Parlamento alle prossime elezioni del 25 settembre parlano di coerenza e attaccamento al partito anche quando il vento era contrario. Sale l'entusiasmo dei meloniani di Puglia e anche dei candidati al Parlamento della provincia di Foggia che oggi si sono presentati alla stampa alla presenza anche dell'eurodeputato Raffaele Fitto che ha la risposta ai tanti astensionisti. Noi siamo convinti che non è un dato solamente dei sondaggi, è un dato reale nel paese che sta emergendo sempre di più. Votare Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia vuol dire in modo molto chiaro invece dare il voto a chi coerentemente è stata all'opposizione, ha contestato seppur con proposte serie e credibili totalmente quello che veniva fatto dai diversi governi che sono susseguiti. Quindi votare oggi Fratelli d'Italia rappresenta anche una soluzione, una possibilità per quanto riguarda quegli elettori delusi che magari non vogliono andare a votare, perché dal voto a Giorgia Meloni a Fratelli d'Italia può derivare anche una loro capacità di rappresentazione rispetto ai bisogni e alle esigenze che sono un motivo oggi di forte delusione. In una conferenza stampa hanno presentato punti e idee del programma di ognuno di loro, candidati alla Camera e al Senato. Quello di oggi è stato un vero e proprio appello al voto di una campagna elettorale particolare e veloce, senza fronzoli, che guarda al concreto con i candidati che tornano tra la gente e gli esponenti di partito che mettono da parte i malumori e puntano ad un unico obiettivo, quello di convincere più elettori foggiani possibili al voto. Così anche il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gian Nicola De Leonardis, che torna a propagandare nonostante qualcuno mormorasse di un suo malumore. Escludo assolutamente questa cosa, sono qui a presentare io i candidati al Parlamento. Effettivamente la questione è andata in questi termini, c'era stato chiesto a tutti i consigli regionali di dare la disponibilità per una candidatura, l'abbiamo data, poi il partito ha fatto delle scelte, però la politica è fatta di questo, si chiude un portone, si apre una porta ancora più grande, siamo qua e andiamo avanti con serietà e tranquillità. Ci stiamo impegnando a far arrivare il messaggio di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia anche a livello territoriale e speriamo che sia fruttuoso, io ne sono convinto.